Ok, allora io faccio solo, do solo lo schema, poi do solo lo schema un po' di come stiamo procedendo nell'ultimo anno e come procederemo nel prossimo periodo. Prossimo periodo che non è un periodo breve, nel senso che diciamo le cascine che avevano problematiche di assegnazione erano 16. Per queste 16 la cosa più difficile è stata nel corso dell'anno scorso quella di mettere praticamente insieme i documenti, perché spesso le 16 cascine erano in qualche modo affidate a settori del comune che si erano sostanzialmente dimenticati di averle. Mancavano i documenti, manca una mappatura da parte della sovrintendenza dei beni monumentali, dei beni architettonici e paesaggistici su quello che è il valore delle singole cascine. Ci sono delle cascine che sono del 400, ci sono delle cascine che sono di inizio 900, e quindi capite che per ognuna di esse è diverso il tipo di attività che uno può insediarci, è diverso il tipo anche di tutela di cui hanno bisogno. Quindi il lavoro più grosso che è stato fatto l'anno scorso è stato semplicemente mettere insieme le informazioni di base che c'erano all'interno del comune. E queste informazioni proprio per poter poi quantomeno andare, diciamo, dal punto di vista pubblico. Questo ha portato poi a diciamo sperimentare una forma di intervento aperto nei confronti della cittadinanza, in cui per ogni cascina è stata data una scheda di qual era la storia, qual era la zona d'intorno, e per queste cascine si chiedeva praticamente se c'erano delle idee da parte della cittadinanza. E in modo molto ampio. Questo dovrebbe consentirci praticamente in questi mesi, a partire da gennaio quando si è chiusa questa raccolta di idee, e nei prossimi mesi di studiare dei bandi che non sono dei bandi, diciamo, generici, ma sono dei bandi che possono essere in qualche modo costruiti sulla base di quelle che sono già delle proposte che sono arrivate, delle proposte di cui è stato esaminato sia il profilo, diciamo, contenutistico che il profilo di tipo economico. In questo momento, diciamo, noi abbiamo fatto nel 2012 quella che era la preistruttoria. Nell'ottobre 2012 siamo usciti con un bando in cui chiedevamo praticamente se c'erano delle proposte di mandarcele. Ne sono arrivate un'ottantina di queste proposte su 16 cascine. Non per ogni cascina ne sono arrivate, per alcune cascine ne sono arrivate tante. E quello che stiamo facendo adesso, stiamo parlando con la sovrintendenza per capire, diciamo, poi le assegnazioni delle singole cascine come andranno, e poi sulla base di questi partiremo con dei bandi. Noi speriamo già di poter fare alcuni bandi quest'estate, per altre, diciamo, cascine invece il percorso sarà un pochino più lungo. Questo è un po', diciamo, lo schema. Voi direte: ma perché non avete fatto direttamente il bando? E forse vi chiederete innanzitutto: ma di che cosa stiamo parlando? Cosa sono queste 16 cascine? Queste 16 cascine, prima abbiamo praticamente fatte passare, sono sparse in giro per la città. Alcune di queste sono note, altre per niente. Alcune hanno, sono grosse 200 metri quadri, altre hanno una metratura interna di 3000 metri quadri. Quindi alcune sono come se fossero delle casette, delle villette, altre sono delle piccole città praticamente, due casi per tutti che forse conoscete. Una è la cascina Monterobbio in zona 6, che è una cascina di circa 3000 metri quadri, che sorgeva su un monte in cui si diceva che c'erano dei riti magici, e quindi delle suore nel 500 l'avevano comprata perché dovevano togliere i pagani, diciamo, da questa zona, ed era il centro di un'enorme zona boscata che poi è stata distrutta, è sotto il quartiere Sant'Ambrogio, e quindi è rimasta un po' tra l'autostrada e questo quartiere. L'altra cascina molto grossa è Sella Nuova. Sella Nuova sono addirittura 4000 metri quadri, in parte divisi su zona 7 vicino a Bisceglie, e in parte messi in edifici che sono crollati. In questo momento c'è solo dentro una persona con un cavallo. Questi sono due esempi di cascine grosse. Quindi quando noi parliamo di cascine, un po' il problema è che noi abbiamo, che mettiamo una parola che in realtà serve per cose molto diverse, perché un conto è dire c'è un edificio diroccato in mezzo alla città che va recuperato, lì si fa un bando
probabilmente c'è un investitore privato che dice lo uso in qualche modo ed è più facile. Il problema è quando ci sono queste cascine più grosse, che sono delle piccole città in cui magari dentro ci sono già delle associazioni, delle funzioni che sono molto legate a questi luoghi, però questi luoghi sono molto grossi e hanno bisogno di tanti soldi, e lì il problema è che in passato, negli ultimi anni, sono stati fatti dei bandi, ma alcuni di questi bandi sono stati deserti, perché non è sufficiente dire noi abbiamo 4.000 metri quadri vicino a Bisceglie, chi offre di più per recuperarlo, perché poi ci sono una serie di vincoli che possono essere culturali, vincoli anche di attesa da parte della zona, che impediscono a chiunque di arrivare e dire ok, metto dentro un sacco di soldi, lo recupero. Questo è un po' il motivo per cui quello che sembra una cosa semplice in realtà è una cosa che ci sta portando via un sacco di tempo, e già oggi noi vorremmo essere qua dicendovi adesso vi facciamo vedere un programma di quello che succederà nel prossimo anno. Lo stiamo costruendo, quest'estate speriamo di poter uscire con dei bandi di assegnazione per alcune cascine, ma è un percorso ancora abbastanza lungo, perché abbiamo messo un po' in ordine dentro i documenti che noi avevamo, l'ordine non è completato e dal punto di vista, diciamo, sostanziale, noi abbiamo in questo momento la sovrintendenza, la direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici si è espressa dal 65 al 2010 su 8 di queste cascine, 8 cascine tra cui Sella Nuova per esempio, la direzione regionale, la sovrintendenza non si è mai espressa, quindi noi non sappiamo se sono dei luoghi che tra virgolette dovranno essere demoliti, sono dei luoghi, diciamo di no sicuramente, oppure sono dei luoghi che hanno delle scoperte dentro. C'è una cascina a Sant'Ambrogio che ha ricevuto tantissime proposte in cui ci sono degli affreschi e non è una cascina tutelata, quindi è un procedimento molto lungo. Detto questo, forse la cosa più interessante su cui non c'è ancora stato un ritorno alla città è un po' le proposte che sono arrivate. Noi oggi vediamo solo dei dati molto di sintesi, in realtà poi ci piacerebbe fare un po' un'uscita pubblica e un intervento in cui entriamo un pochino più nel dettaglio. Il motivo per cui da gennaio ad oggi non l'abbiamo ancora fatto è che da come presentiamo anche le proposte che ci sono arrivate c'è un impatto poi sul tipo di bandi che facciamo, nel senso che alcuni soggetti hanno chiesto che la loro proposta non fosse resa pubblica, in alcuni casi le proposte sono molto confliggenti tra di loro. E quindi su questi abbiamo bisogno poi anche di fare dei passaggi in alcuni casi con le zone sostanzialmente e in altri casi proprio un po' definire quello che sarà poi il taglio finale. Detto questo, qualche cosettina su queste proposte che ci sono arrivate ve lo faccio dire dall'architettore Sartò e poi raccogliamo anche quelle se sono domande o dubbi.